Ciao a tutti, oggi faccio un video un po' diverso dal solito, vi porto sul Monte Caucaso, partiamo da Barbagelata e semplicemente vado a fare una notturna con Marta. Allora ho pensato che magari poteva interessarvi come cosa venire un po' insieme a noi, quindi un po' diverso dal solito. Penso di averlo detto già in un altro video che poi uscirà, ma il bosco è secco in una maniera inquietante. E dopo aver fatto tutto un bel pezzo nel bosco, con anche un bel umido, eccoci giungere sul crinale. Eccoci qua. C'è un po' di fuoripista. Prendiamo un po' di zecche. Ovviamente c'è fosco, però. Come al solito, lo spettacolo qua su. Cala il sole, noi andiamo a mangiare su, sul Caucaso, però prima gustatevi un po' di dronate qui intorno. Sempre piaciuto questo punto qua, dove c'è questo faggio e praticamente letteralmente il vuoto. Bello, però magari cerchiamo di arrivare in cima, anche perché la temperatura si sta facendo piuttosto fresca. Eccoci alla cappelletta, ma che meraviglia tutto intorno, che luce. Po' di fiatone, vabbè. Questo è il lato da dove venivamo. Guardate la macchia lì nella valle, che spettacolo. E adesso lato mare. Forse dalla GoPro non si vedrà, ma proprio dritto davanti a noi, anzi è un pochettino spostato, eccolo lì, c'è Portofino. Si intravede di là, se si levante, che c'è un po' di foschia quest'oggi. Questa è la mia ombra, non me l'hanno ancora rubata e non l'ho ancora persa. E poi qui sotto il rifugio con il ramaceto che svetta le sue spalle.
fallo, veramente. Ora faccio ancora qualche ripresa col drone, poi mangiamo e torniamo giù col buio. Sentite dei caprioli giù nel fondo valle che stanno facendo notare la propria presenza un po' a tutti quanti. Nel frattempo comunque è uscita anche la luna. Bene, ci siamo presi un bel caffè per riscaldarci un pochettino qui al rifugio Monte Caucaso. Così abbiamo ricordo e ormai si è fatto buio, c'è la luna e direi che è il momento di ritornare indietro. Ed eccoci che rientriamo in notturna. Questa è la pozza dell'orso, vediamo che non si svegli l'orso. Un incontro lungo il rientro, vediamo se riusciamo a illuminarla bene. Eccoli, una bella rospa. Sì, ti lasciamo in pace. C'hai ragione. Ed ecco la faggeta di notte. Non c'è un suono. Eh beh, diciamo che la paura atavica dell'uomo del buio in un bosco così alla sera un pochettino l'ha provata, eh. Abbiamo anche un maschietto. Ma c'è pieno di rospi qua, eh. Là ce n'è un'altra che saltava, abbiamo beccata prima una femmina. E invece questo maschietto, vediamo di non accecarlo, eccolo qui. È forte. Allora, giusto per dire, una
È abbastanza anche bella grossa, tra l'altro. Ah, è pazzesco. Bene, siamo arrivati a fine di questo video tornando alle macchine. Io spero che vi sia piaciuto, anzi fatemi sapere cosa ne pensate di questi video, perché è un po' diverso dal solito. Tanto registrato con la GoPro, ma come avete visto non è una solita videogita, è più perle, attimi, momenti di un'escursione. Se vi è piaciuto, appunto, ripeto, ditemelo, perché magari può darsi che faccia ancora filmati di questo genere quando non riesco ad avere tutte quelle condizioni da rompipalle quali sono per poter filmare. Magari appunto si può fare un video un po' così, più veloce, meno descrittivo, ma comunque magari valido. A questo punto, oltre ciao a tutti, vi dico anche buonanotte. Ciao!